Ciao amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Ciao a tutti. Siamo ritornati dopo tantissimo tempo, molti si prendono magari un mese o due, fanno anche la prova di stare senza social per un po' di tempo. Noi ci siamo presi addirittura un anno senza YouTube, Instagram, Facebook, proprio abbiamo totalmente... Un anno sabbatico per varie ragioni. La principale poi era che il computer ci ha abbandonato e abbiamo perso un sacco di materiale registrato. Quindi ci è venuto un po' lo Ci siamo un po' sconforto. anche demotivati. Poi altra cosa importante che abbiamo cambiato di nuovo dei lavori e per andare in meglio, ovviamente, quindi più vicino a casa. Lei continua a lavorare da casa, io invece ho trovato un lavoro proprio a due passi e questo però mi permette di avere un po' più tempo, diciamo. L'unica cosa è che è a turni, quindi a volte vengono spostati e devo anche un po' stare in base alle esigenze, ecco, del mio lavoro. Abbiamo deciso di ritornare perché abbiamo potuto fare una vacanza dopo tantissimo tempo e quindi abbiamo anche del materiale nuovo da condividere con voi. Sono posti bellissimi, siamo state nel Northumberland, che è a nord, al confine con la Scozia, quindi abbiamo pensato quale occasione migliore per ritornare e sì, condividere con voi questi nuovi video. Quindi questa sarà una miniserie dedicata a questa vacanza, ci saranno più video inerenti appunto a questi bei posti e la cosa bella è che essendo anche una stagione un po' particolare, quindi non è l'estate ma è in pieno autunno, i colori sono particolari e abbiamo approfittato della cosa anche perché era il compleanno di Anna. Sì. Ecco, quindi speriamo che questa vacanza vi piaccia. Adesso vi introdurremo al primo di questi video, che è appunto la regione del Northumberland e il piccolo cottage che abbiamo preso in affitto, che è veramente carino. Parleremo dietro le quinte, quindi magari attraverso dei piccoli video e delle piccole foto per spiegarvi meglio quello che vedete e anche perché così taglieremo tutti ovviamente i rumori di fondo, perché in quanto non è facile riprendere, avere il vento oppure le persone e quindi abbiamo Sì, deciso di fare... c'era parecchio vento, quindi nella gran parte dei video parleremo in, come si può dire, Dietro le quinte. sì, off video. Comunque il primo che vi facciamo vedere proprio adesso è dedicato al piccolo cottage che abbiamo preso in affitto e speriamo vi piaccia, a noi è piaciuto tantissimo, tanto che io mi sarei trasferita lì in pianta stabile, secondo me era abitabilissimo anche non solo per le vacanze, ma proprio per la vita di tutti i giorni. Poi ovviamente questi posti che noi abbiamo scelto, ovviamente è puro countryside, e quindi non è di sicuro Londra la città, ma è proprio l'aperta campagna, la vita più semplice, ecco. Quello che piace a noi, speriamo i video vi piacciono, andiamo a vedere il cottage. Ok, ci vediamo dopo, ragazzi. A Ciao ciao. dopo, ciao! Eccoci dietro le quinte, amici. Anna ci raggiungerà soltanto alla fine di questo video per i saluti. E abbiamo scelto appunto la zona del Northumberland, appunto vicino al confine con la Scozia, perché è meno famosa, meno battuta, però con tantissimi punti di interesse. Qui si può vedere che ci abbiamo impiegato circa 4 ore di strada, tenendo conto che con noi avevamo anche i nostri amici a quattro zampe, appunto i nostri gatti, e è la prima volta che facciamo un viaggio così lungo con i gatti, anche perché abbiamo una macchina normalissima che però non è proprio l'ideale per fare grandi viaggi e questa soluzione ci è sembrata anche la migliore anche perché il cottage era, diciamo, pet friendly, cioè accettava i gatti. Siamo partiti puntuali verso le 12 circa perché la stanza ci veniva data nel pomeriggio, quindi 4 ore circa di viaggio, 4 ore e mezza di viaggio, tenendo conto anche magari di una possibile sosta. E abbiamo caricato la macchina nel miglior modo possibile, appunto dividendola a scomparti, quindi la parte dietro era per i gatti, quindi con la loro lettiera, con il loro cibo, con tutto quello che necessitava, e la parte
Dietro erano i nostri trolley e una piccola spesa perché non sapevamo cosa trovavamo una volta arrivati lì, quindi dovevamo almeno coprire un giorno barra due più qualcosa di più per ogni evenienza. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal fatto che le strade, non essendo molto battute, c'era pochissimo traffico, quindi siamo andati via veramente molto bene. Una volta raggiunto il piccolo quartierino, il nostro appartamento, il no nostro cottage, si affacciava davanti a questa bella chiesetta e non c'era traffico, era un quartiere veramente tranquillissimo, un piccolo villaggio che si trova a Long Fermington e siamo vicini a Morpeth. Anna ha inserito il codice che ci era stato inviato via mail, così abbiamo avuto accesso alla chiave. Era un sistema molto, molto pratico perché così appunto non c'è stato un vero e proprio check-in come si fa di solito magari con gli alberghi che vedi le stanze, però attraverso questa mail l'agenzia ci ha detto appunto di usare questa cosa. Nonostante il cottage sia piccolino e anche piuttosto datato, da subito abbiamo avuto una sensazione di sentirci a casa. L'ingresso è piccolino e io che sono 1,83 m circa sfioravo appena veramente la porta d'ingresso, però è veramente accogliente ed è quanto basta per le giacche e magari le scarpe. Per quanto riguarda la sicurezza, oltre alla serratura della piccola porta, avevamo altri due chiavistelli. Anche se francamente il quartiere, da quanto calmo era, non ci sentivamo assolutamente in pericolo che qualcuno potesse entrare, più che altro perché noi, avendo anche i nostri gatti e avendo girato durante questa vacanza ogni giorno, sì, è un punto comunque a favore. Esattamente davanti all'ingresso c'è una cameretta per due ospiti, potrebbe essere la camera di bambini oppure anche per anche amici o parenti. E questa cosa è molto comoda anche perché i letti comunque si possono unire. La porta che si vede in fondo era la porta che una volta si poteva accedere al giardino, alla parte al retro del cottage. È stata trasformata in un armadio. La cosa bella è che c'è una finestra che dà sul fronte della casa che fa entrare anche molta luce e poi c'è un abat-jour, come si vede, comunque molto confortevole e comoda questa stanza. In questa piccola stanza abbiamo dormito per la prima notte in quanto non volevamo troppo spaventare i nostri gatti anche perché hanno avuto già lo stress di più di 4 ore di auto, soprattutto Pila, perché lei è molto sensibile ai viaggi, infatti ha avuto problemi, non vi dico cosa, in macchina, ma noi siamo abituati, abbiamo tutto l'occorrente per renderle, diciamo, il viaggio un po' meno traumatico. E abbiamo dormito benissimo, era veramente tantissimo tempo che francamente non dormivamo così bene. E anche comunque i nostri gatti sono da subito trovati bene, hanno avuto un soggiorno bellissimo in questo piccolo cottage, forse anche dato appunto dalla tranquillità. Appena passato la zona appunto dell'ingresso e vista questa piccola cameretta, si passa alla zona giorno, che io ho trovato ottima in quanto sia per la scelta dei colori dell'intonaco, diciamo, questa scelta di questo colore azzurro per una parete sola, che è quella che poi accoglie anche la piccola stufa e un grande specchio, e si vede che dietro c'è stato un ottimo studio, soprattutto anche per i dettagli. Bella anche la scelta delle porte, diciamo rustiche, come un po' quelle delle stalle di una volta, se si può dire così, e rende la casa veramente accogliente e ci siamo sentiti da subito a casa, ti si sente veramente a casa. E anche i nostri gatti hanno apprezzato ovviamente. Il soggiorno aveva un bel tavolo spazioso che era sicuramente per 4 persone, ma anche per 6, volendo, per 5, per 6, posizionato nell'angolo dove noi abbiamo avuto
abbiamo fatto delle ottime colazioni e qualche pranzo veloce perché noi abbiamo preferito appunto girare e scoprire posti nuovi. E, poi c'era questo comodo divano dove appunto ci rilassavamo alla sera, io invece ero in poltrona e ci godevamo appunto qualche film, qualche serie su YouTube. C'è anche la possibilità di vedere la TV inglese, però noi non conoscendo i programmi, non seguendo la TV inglese, se non per le notizie, ma facciamo tutto con YouTube alla fine. Non abbiamo Netflix, non abbiamo altre cose, usiamo tutto quanto internet solo per accedere con Google oppure con YouTube per le news e ci informiamo così di solito. Vabbè, utilizziamo BBC, abbiamo anche altre fonti, diciamo, per quanto riguarda l'intrattenimento. Abbiamo posizionato una telecamera perché quando andavamo via volevamo giustamente sapere se i nostri gatti stavano bene e la cosa è servita molto. Comunque il fatto è che i nostri gatti, una volta che noi andavamo via, loro si mettevano tranquilli a dormire e la finestra del soggiorno faceva entrare un'ottima luce del sole, quindi loro si rilassavano lì e dormivano sonni profondi proprio durante la mattina, che è tipico dei gatti. Anna ha compiuto gli anni il 12 di ottobre. Noi non amiamo tanto festeggiare, far compleanni, nel senso che non ci piace neanche diciamo condividere il compleanno. Anche a me di solito, ormai qualche anno che facciamo così, ma proprio perché forse per il tipo di persone che siamo abbastanza nel tempo diventati semplici e riservati, preferiamo condividerlo tra di noi. E fatalità, io ho scelto un regalo di compleanno per Anna che è molto particolare in quanto lei è sempre stata affezionata, e anch'io del resto, alla serie TV della signora in giallo con Angela Lansbury, e ho acquistato questo regalo purtroppo prima che lei venisse a mancare. È stata proprio una fatalità. Io questo regalo l'avevo preso 10 giorni prima della nostra partenza per la vacanza. Ho detto così, quando siamo in vacanza, avrà questa sorpresa particolare. Fatalità, è venuta a mancare proprio in quei giorni del compleanno di Anna. Comunque, questa fa parte anche della vita. Noi non siamo persone che diciamo, ecco, guarda, questo è un presagio di sventura. No, assolutamente, fa parte della vita, è il ciclo della vita, anzi abbiamo un ottimo ricordo di Angela Lansbury perché è stata una grandissima attrice, come tutti quelli un po' delle serie anni 80-90 che noi ci portiamo un po' nel cuore, ecco come noi a volte ci rilassiamo guardando questo tipo di serie TV, ecco. E quindi ho regalato questo cofanetto che poi lei ha aperto e è stata una bella sorpresa. Dopo il soggiorno si passa alla cucina, che è una cucina incredibile, piccola ma veramente confortevole, ricchissima di spazi e credenze per ogni tipo di stoviglie, appunto fra piatti, ceramiche, ed era veramente iperfornita. Noi siamo rimasti veramente stupiti, anche perché era di alta qualità e non mobili tipo IKEA, ma si vede che dietro c'è stato proprio uno studio di design. Bella la scelta dei colori, abbiamo visto che appunto il grigio, questo grigio un po' scuro, così con la scelta del legno, un po' naturale, un po' particolare, si sposava perfettamente con lo stile del cottage. Poi c'erano due, diciamo, punti luce, che erano appunto la porta del giardino e la finestra, che era sopra il lavello, e tutto lo spazio era veramente concepito molto bene. E tenete conto che in questa casa era pet friendly, quindi potevano venirci anche i cani e chi ha appunto animali, la proprietà era ben disponibile. E noi non abbiamo trovato nessun problema. Pulita, si vede che poi dietro c'è un'agenzia che si occupa delle pulizie ed era tutto veramente in ordine. Anche le posate erano di alta qualità, piatti di alta qualità, non piatti dico IKEA, ma dico
di bassa qualità, ma tutto di ottima fattura. Anche il bagno era piccolo ma confortevole. C'è una bellissima vasca che fa anche da doccia. L'acqua usciva bollente con un getto incredibile. C'erano più getti perché diciamo, il microfono doccia era regolabile. C'erano 5-6 posizioni che si potevano utilizzare. Anche un'altra cosa che a noi ci manca moltissimo dell'Italia è che questo appartamento, questa cottage aveva, erano i miscelatori. Perché qui è tipico in UK che hanno l'acqua calda e l'acqua fredda. Non c'è il miscelatore come abbiamo noi, che siamo abituati noi in Italia. Quindi quando siamo entrati, gli sono usciti i cuori dagli occhi. Finalmente, sia in cucina che nel bagno, c'era il miscelatore, che è una cosa molto comoda, perché o ti congeli le mani o te le ustioni. Dietro alla porticina segreta che si vede in cucina, come abbiamo detto noi, la porta segreta, perché? Perché abbiamo aperto soltanto alla fine per far scoprire ai gatti anche il piano superiore della casa. C'è un'ottima scala, una bellissima scala che porta al piano superiore e quindi alla stanza, quella matrimoniale. Ha una luce incredibile in quanto è stata ricavata una finestrella e la stessa scala fa da ripostiglio al piano, chiaramente inferiore, esattamente dietro al soggiorno. Noi siamo rimasti stupiti perché il sottoscala era enorme, cioè uno sgabuzzino che, se organizzato bene, ci sta tantissima roba e non hai neanche bisogno, volendo, di un garage o di un posto dove stoccare, perché lì è proprio perfetto. Altra cosa intelligente è che la scala e lo sgabuzzino dividono la casa esattamente in due, in quanto era una bifamiliare. Quindi non c'è rumore, noi non abbiamo sentito alcun rumore. Noi siamo, a parte che siamo persone tranquille, non facciamo rumore, non ci piace, ma abbiamo anche provato a ascoltare se c'era qualcuno che viveva lì, perché ci sembrava di essere veramente completamente da soli. Non passano macchine, non ci sono vicini che fanno un rumore, che non che dove abitiamo noi adesso qui a Northampton facciano rumore, però ecco, ci sembra una cosa un po' bella, piacevolmente bella, voglio dire. Noi stiamo proprio cercando la tranquillità, ecco, ed è anche questo è stato un ottimo punto a favore. Altra cosa bella è che la scala e tutta la casa avevano delle stampe che poi noi abbiamo visto. Sono i punti di interesse che, fatalità, abbiamo proprio visitato in questi giorni, ed è stata veramente anche questa una bella cosa di mettere stampe del luogo, magari di pittori locali o di artisti locali, e questa anche perché c'è una continuità, diciamo, di stile per tutta la casa e ti fa apprezzare quello che hai attorno a te. La luce che lascia passare la finestrella delle scale irradia tutta la scala e anche parte della stanza da letto, e al mattino è veramente una sensazione stupenda vedere la luce del sole che entra così, anche perché i nostri gatti apprezzavano e spesso si salivano appunto sulla finestra. Altra cosa della casa, che aveva dei muri molto spessi, e stiamo parlando di 50-60 centimetri, e non in mattone ma in, penso fosse tutta pietra, quindi una casa piuttosto vecchia, come di solito sono qui, però sono quelle fatte ancora bene, ben isolate, e si stava bene. Ecco, la stanza da letto, che è quella lì, nel piano superiore, da subito ci è apparsa gigantesca, enorme. Noi non siamo abituati a una stanza così grande. Stiamo parlando di circa, perché adesso non sono sicuro, ma di un 6x6, veramente grandissima, bellissima, bellissimo vedere le travi a vista, proprio sotto tetto, così anche qui la scelta dei colori è stata azzeccata, tutta con toni molto tenui, in tinta pastello, mantenendo appunto uno stile per l'intera casa, che si
pensiamo anche alla cucina e anche al soggiorno, ci sono i toni dell'azzurro o del grigio o appunto il legno naturale. E qua hanno scelto dei mobiletti appunto grigio tenue, veramente incredibile, bellissima. Poi se fosse nostra questa casa con Anna, perché ci piace anche a noi sognare ogni tanto, si potrebbe creare un soppalco sopra, quindi chiudere ma fare magari tutto in legno e con una scala, una piccola scala a chiocciola che si può sfruttare per magari depositare cose che non si utilizzano più, però è anche vero che sotto scala si ha un vano enorme. Oppure ricavare un piccolo bagno di servizio, anche perché ci è capitato qualche volta di alzarci di notte, che è raro, e dover andare in bagno giù ed è piuttosto scomodo, ecco perché magari riducendo un po' gli spazi di questa camera si potrebbe sfruttare ancora meglio la casa. Però nel complesso una camera bellissima e stupenda, ecco. Un'altra cosa particolare di questa camera e del piano superiore è che si poteva appunto vedere il cimitero, che può sembrare magari non bella come cosa, un po' da film horror, però era bello invece vedere che i bambini, che sono bambini semplici di campagna, di periferia, al mattino qualche volta si nascondevano dietro le tombe per giocare a nascondino prima di andare a prendere l'autobus. E questa è stata una cosa che mi ha, dal punto di vista umano, diciamo mio, personale, mi ha un po' toccato, dire che bello vedere ancora gente semplice, sana, bambini che non hanno il cervello incollato ai cellulari, ma che giocano e parlano tra di loro. E poi arrivavano appunto alla fermata dell'autobus, che è dalla parte opposta della strada. Ecco qua. Potete vedere l'immagine che, vista dalla parte della strada, si vede in fondo il nostro cottage. Loro aspettavano l'autobus. Stiamo parlando di una decina di bambini e non facevano assolutamente confusione al mattino, non urlavano, erano quello che si può dire dei bambini sani, appunto, di periferia, se si può dire così. Altra cosa bella che mi è piaciuta proprio. Questo locale, altri non è che il Running Fox, un negozietto che viene chiamato tipo un caffè, un tea room, sarebbe una tavola calda, e che qui hanno un po' di alimentari, produzione propria, fra torte, focacce, tutto fatto da loro, e qualche volta noi ci siamo presi appunto per asporto i nostri pranzi volanti barra cene, perché noi appunto preferivamo mangiare via e visitare i posti, quindi era comodo quando tornavamo verso le 4, verso le 5, perché non facevamo neanche il pranzo, perché tanto poi facevamo tutt'uno, una cena diciamo così a base di focaccia. Ci fermavamo da loro e Anna era innamorata dei loro panini, anche perché te li facevano gluten free, che loro su ricetta, diciamo, del menù che avevano della giornata, oppure quello che proponevano, però con il pane del mattino, senza glutine, scaldato e fatto apposta il panino per Anna, e lei diventava matta. Io stesso ho mangiato delle focacce, che loro chiamano anche, è una frittata, è molto alta, alle verdure, eccezionale. E l'altra invece è una tipo una crostata barra torta salata, quindi il bacon and cheese, formaggio e pancetta, ed erano buonissime. Loro stanno andando via molto bene, stanno lavorando parecchio bene, adesso hanno aperto altri quattro negozi in vari villaggi, sta diventando una piccola catena, però mantenendo sempre lo stampo, diciamo, a conduzione familiare, tutta produzione locale, con verdure locali e tutto quello che è la produzione e la sostenibilità del luogo. E noi anche questa cosa abbiamo apprezzata tantissimo. E poi diciamo che dal paesetto lì vicino, a circa 10 minuti, 20 minuti, avevamo comunque dei supermercati, non eravamo proprio in mezzo al nulla, e per cui quello che ci serviva magari andavamo a prenderlo al supermercato.
Però bello perché non c'è traffico, quindi con la macchina 10 minuti, un quarto d'ora e vai tranquillo, ecco. E addirittura abbiamo trovato una stazione di benzina che la benzina costava meno di qua. Anche lì è stato bello. Poi allora c'è da dire che la campagna, il countryside non è per tutti, può anche essere che alcune persone non piaccia. A noi piace tantissimo, se noi potessimo, cioè il nostro sogno sarebbe andare in un bosco, ecco, che magari a 10 minuti è un piccolo villaggio come questo. Altre persone amano di più la città, dipende dal tuo stile di vita, da quello che sei tu comunque. Noi non condanniamo assolutamente chi piace la città, ci mancherebbe. E ci è sembrato proprio ancora un paese a misura d'uomo questo. E proprio anche il fatto che era ricco di punti di interesse, quali castelli, ville, abbiamo la spiaggia, siamo a 2 passi con la Scozia, quindi eravamo a 200 metri sul livello del mare, no? Quando andremo a visitare il Vallo di Adriano, quindi questa è già un'altra chicca che vi do per i video di questa miniserie. Video futuri e quindi ci è sembrato veramente un ottimo posto in cui vivere. Ovvio che non è semplice, si fa fatica a trovare case in vendita e anche in affitto. I prezzi sono chiaramente più bassi rispetto alla zona di Londra, ma è anche vero che ti ci vuole una macchina, cioè ci sono tante considerazioni da fare. A Londra paghi di più, ma non ti serve la macchina. Magari lavori in ufficio o lavori da casa, sono scelte di vita completamente diverse. E quindi anche qui, se uno volesse e ha un lavoro da casa, tipo quello di Anna, si potrebbe fare. Però per quanto riguarda magari la mia posizione, dovrei cercare magari vicino a Newcastle. Sto parlando di questa zona in particolare. È anche vero che Newcastle è una città molto grande, con tanto di aeroporto, ci sono diverse possibilità. E devi però considerare 20 minuti, mezz'ora di auto, dipende dove vivi. Ecco, queste sono le considerazioni che noi abbiamo fatto anche per il tipo di nostro stile di vita. E non è detto che piaccia a tutti, per carità, ecco. Però questa qua è stata una vacanza particolare che noi avevamo in programma da diverso tempo, e anche per questo che siamo un po' diciamo mancati dai social. E poi anche qui bisogna fare un piano d'azione. Andatevi a vedere i video che io parlavo del risparmio e dell'investimento sulla persona, quindi sulle finanze personali. Uno delle cose più importanti se vuoi farti delle vacanze o se vuoi prenderti qualsiasi cosa per te, devi creare un budget, devi arrivare a risparmiare tot soldi per coprire la vacanza e stare tranquillo, ecco, senza andare a intaccare magari i conti di casa o diventare matto. E magari, come abbiamo fatto noi in questo momento qui, perché era anche il compleanno di Anna, ma c'è da dire che abbiamo fatto un po' le vacanze, quelle diciamo strane, un po' intelligenti, quindi fuori dal periodo di punta, che è di solito per l'estate. Infatti questo appartamentino a noi ci è costato, tutto il cottage, il giardino, eccetera, a noi ci è costato 400 pound. E non è nulla se ci pensate quanto vi costerebbe un albergo per una settimana così. E ovvio che dopo devi pensare un po' al cibo e all'auto, perché l'altra spesa, quella più importante, è stato il mezzo, appunto, l'auto, perché tra andare e tornare mi sono costati circa 200 pound, tra muovermi attorno lì, 4 ore andare, 4 ore e mezza circa tornare, e questi sono i costi più importanti. Però del resto ci sta, insomma, è una vacanza e uno deve farla anche in un modo, diciamo, buono, di essere tranquillo di poter spendere questi soldi, ecco. Investire, io direi, questi soldi, perché lo si fa per se stessi. Infatti abbiamo dormito proprio bene in questo cottage. Ragazzi, ci troviamo dopo, andiamo a recuperare Anna, io passo dallo studio, passo al soggiorno perché adesso ci vediamo con lei, per i saluti finali.
Speriamo che questo cottage vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi. Ripeto, io mi ci sarei trasferita subito, senza nessun dubbio. È una zona bellissima. Ci vediamo nel prossimo video che vi porteremo in una villa incredibile che era veramente all'avanguardia per il periodo, perché stiamo parlando di fine 1800 e quindi ed è stata di un importante inventore e imprenditore britannico che ha cambiato addirittura il mondo. Alcune delle Penso sue invenzioni le utilizziamo ancora oggi. che sia la cosa che mi è piaciuta di più di tutti i luoghi che abbiamo visitato nel Northumberland. Quindi restate con noi e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao! Ciao!